all'incrocio delle regioni del Margine, della Planargia e del Basso Meilogu, nella Sardegna occidentale, sorge il piccolo paese di Sindia. L'etimologia di Sindia è chiaramente molto controversa. La versione più attendibile è quella che ci propone lo Spano, in cui fa derivare il nome di Sindia da Shin, che significa dente e dirupo, comunque luogo scosceso, e probabilmente questo è dovuto al fatto che originariamente il paese si affacciava nel dirupo di Banzu. Quindi si trova a 510 metri sul livello del mare, è vicinissimo, diciamo, alla costa occidentale, quindi con la presenza di un'importante località turistica come Bosa e Bosa Marina. Dall'altra parte, diciamo, abbiamo Macomer. È facilmente raggiungibile attraverso la 131 con Cagliari e con Sassari. L'aeroporto più vicino resta quello di Alghero, raggiungibile in 50 minuti. Però è abbastanza vicino, diciamo, i tempi di percorrenza sono contenuti con l'aeroporto di Olbia e quello di Cagliari. Territorio ricco di storie e di tradizioni culturali che risulta popolato fin dalla preistoria, come dimostra l'esteso patrimonio monumentale di Sindia. Attualmente nella zona sono stati scoperti 4 dolmen, 42 nuraghi, 5 tombe di giganti e una fonte nuragica. Tra i nuraghi più importanti e meglio conservati, sicuramente il nuraghe Giambasile, situato in via Eleonora, all'interno del cortile di Casa Virdis. Trova riscontro nelle fonti medievali sarde, intanto nel Condario di San Nicola di Trullas, e poi, diciamo, in un trattato che venne stipulato a Magomalas, nella chiesa di San Giovanni, tra Giovanni d'Aragona, detto il cacciatore, e Eleonora d'Arborea, a cui appunto partecipò il maiore di villa di Sindia. E naturalmente, nei monumenti che sono presenti, si capisce subito che Sindia ha avuto una storia abbastanza importante. Non abbiamo notizie dell'epoca romana e successiva bizantina, ma sappiamo comunque che nella zona di Ponte Uinu c'era un ponte romano. Probabilmente lì veniva a raccordarsi l'antica strada molaria Turris Libissonis. L'odierno abitato di Sindia nasce intorno alla chiesa medievale di San Pietro. Non sono state finora rintracciate attestazioni documentarie sulla sua data di costruzione, in via ipotetica riconducibile a maestranze cistercensi operanti nell'abbazia di Santa Maria di Corte, attorno alla metà del XII secolo. L'edificio, in vulcanite scura, è ad aula unica, con abside orientata a nord-est e volta a botte ogivale. La facciata è essenziale. Al centro si apre il portale architravato e sovrastato da un arco di scarico a sesto rialzato, mentre nella parte alta si apre una finestra cruciforme, presente anche nel frontone dell'abside. La navata prende luce da due aperture nel fianco sinistro dell'edificio. Altro importante edificio è la chiesa di San Demetrio, che venne edificata per iniziativa di un nobile ecclesiastico sindiese, Gavino Pintor Serra, inquisitore generale dell'isola di Sardegna. La costruzione della chiesa venne terminata nel 1668, data incisa in un blocco di trachite della facciata. È difficile indicarne lo stile,
In essa si ravvisano elementi romanici, tardo-gotici e rinascimentali. Ciò si spiega con l'utilizzo nella costruzione di pietre squadrate dell'abbazia di Corte, ben visibile nella facciata, valorizzata da un rosone ricco di particolari segni. La chiesa ha un bell'abside circolare, che originariamente aveva il suo altare in stile basilicale. Successivamente l'abside venne nascosta con un grande e prezioso retablo ligneo, datato 1688, ornato di quadri ad olio rappresentanti i quattro santi padri della Chiesa occidentale: Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno, Gerolamo. L'opera viene attribuita ad un certo Muxiri, di scuola romana, operante a Ascano Montiferro. L'argento e le tinte tenui della pala danno risalto agli ornamenti delle colonne, dei putti, delle cariatidi. Al centro dell'altare la statua del santo patrono San Demetrio Vescovo di Antiochia, coperta d'oro zecchino. La studiosa Renata Serra ha definito questa statua una delle più belle della Sardegna, alle insegne vescovili, mitra e pastorale. Il patrimonio architettonico religioso di Sindia trova la sua massima espressione nella chiesa di Santa Maria di Corte, edificata nel sito campestre di Kabu Abbas o Caput Acque, così detto per le fonti che sgorgavano nelle vicinanze. Il monumento più importante è l'abbazia di Corte o di Kabu Abbas. Diciamo che questa abbazia fu costruita nel 1149 da parte di un ordine monastico come quello dei cistercensi venuti da Clairvaux. È una struttura abbastanza complessa e importante perché diciamo, è il primo esempio che noi abbiamo in Sardegna di architettura cistercense di tipo borgognone. Venne costruita in brevissimo tempo, circa 2 anni, e naturalmente dotandola di diversi capi di bestiame, quindi di terreni, di valli, e oltretutto chiaramente mandando da Clairvaux circa 200 monaci monaci coristi e monaci conversi, quindi 150 monaci più 50 frati i conversi. L'abbazia non ha avuto una vita molto lunga, probabilmente dopo 100-150 anni era in decadenza, addirittura nel XIV secolo probabilmente non c'erano più i monaci. Oggi diciamo che il monumento è completamente mutilato, gli scavi realizzati nel 1964 hanno messo in evidenza chiaramente quella che erano i resti dell'abbazia. L'impostazione è della pianta bernardina basata ad quadratum, dove il centro o focale resta il chiostro, e il chiostro, la sala capitolare, a nord naturalmente lungo l'orientamento est e ovest la chiesa, e poi intorno al chiostro tutti gli altri ambienti, dalla sala dei monaci al refettorio, al locutorio e così via. Completano il ricco patrimonio religioso la chiesa abbaziale del Rosario, parrocchiale di Sindia dal 1859, e la chiesa di San Giorgio, al cui interno si trova la cappella gentilizia dei Pintor Serra, nella quale venivano sepolti i defunti appartenenti alla famiglia e dove si suppone sia stato seppellito lo stesso Gavino Pintor Serra. Fortemente legati agli edifici di culto sono gli eventi che, durante tutto l'anno, si svolgono a Sindia. Il calendario di eventi a Sindia è ricchissimo, inizia praticamente con la festa in onore di Sant'Antonio, il 17 di gennaio. Una delle manifestazioni più importanti che si svolgono nel mese di aprile, la terza settimana dopo Pasqua,
sono le feste, diciamo, in onore di Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro. È una delle più belle manifestazioni che vengono svolte in Sardegna per la presenza di rito religioso che viene seguito e per le ardie che si verificano, diciamo, puntualmente per il vespro e per il giorno della festa, diciamo, per ciascun santo lungo il corso del paese. Una interessante manifestazione religiosa e civile viene svolta invece in onore di Santa Maria di Corte, che inizia col novenario, quindi con questo percorso religioso verso il santuario, che culmina chiaramente il giorno dell'8 settembre con questa processione bellissima lungo le vie del paese che porta il simulacro da Cabo Abbas, da Corte fino alla parrocchiale, e poi il giorno dopo che viene riportato con un grande seguito di fedeli. C'è una processione con persone in costume, con il carro a bui che porta poi direttamente il simulacro in chiesa. Tra nuraghi, chiese, antiche abbazie e caratteristiche manifestazioni popolari, Sindia accoglie il visitatore aprendogli le porte di una terra magica, qual è la Sardegna.